Kia Stinger è la Kia che non c'era. La casa automobilistica sudcoreana ha lanciato sul mercato la prima Gran Turismo di gamma, che entra a pieno titolo nel segmento delle vetture premium. La presentazione al pubblico non poteva che essere in gran stile nel corso della Stinger Night, in contemporanea in tutta Italia, per ammirare curve e design accattivante della novità di casa Kia. In Umbria, la Stinger Night è stata organizzata dalla Central Car, concessionaria con sede a Perugia, Terni, Foligno e Città di Castello. Chi ha la presunzione di mettere mano anche al settore premium dell'automotive e per intenderci che oggi è, per intenderci, egemonia dei tedeschi. Per far questo negli anni ha seminato innanzitutto un concetto di garanzia e di alta qualità. 3 anni fa si è classificata seconda nella classifica costruttori, qualità dei costruttori in America. Questo ha fatto molto scalpore perché normalmente nel podio c'erano sempre i marchi tedeschi, e ancora più scalpore l'ha fatto l'anno successivo, il 2016 e il 2017, dove Kia è arrivata al primo posto entrambi gli anni, mettendo dietro Porsche, mettendo al 14° posto Volkswagen, mettendo al 16° posto Audi, al 17° Mercedes e così via. Ed ecco le sue caratteristiche. È una Gran Turismo magnifica, muscolosa, che però è grandissima, spaziosissima. Considerate che 4,80 m ospita 5 adulti, ma la cosa più importante è sotto il cofano, dove abbiamo 2 motori, tutti turbocompressi, un 2002 turbo diesel da 200 cavalli e, per chi vuole divertirsi molto di più, abbiamo un 3007 biturbo V6 da 370 cavalli. Alla guida è piacevole e versatile. Può essere una macchina da passeggio o una macchina da corsa sportiva, perché abbiamo 5 modalità di guida, dalla tranquillissima Smart alla cattivissima Sport Plus. Considerate che nella modalità Sport Plus togliamo tutti i controlli, perciò la macchina è completamente affidata al pilota. Si guida come un'automobile da corsa. Esistono i presupposti perché la Stinger che presentiamo stasera sarà davvero la grande novità del mercato premium dell'automotive.